Una cosa che ho sempre vissuto e imparato è la seguente: l'importanza di dire a cuore aperto ciò che si prova, ciò che si sente e come ci si sente rispetto a una situazione, perché troppo spesso le persone hanno paura nell'esprimersi, hanno paura di ferire, hanno paura delle conseguenze, hanno paura e quindi quando qualcosa non funziona, quando qualcosa dà fastidio, a livello emozionale costa meno tacere che affrontare il dialogo o comunicare quello che fa, va così così. Però immagina, non so, la prima cosa che mi arriva in mano, cioè il non detto diventa sempre più pesante perché se sto così un pochino, ok, ma dopo un po' inizia a pesare. Prova a stare, non so, un'ora con una bottiglia d'acqua da 1 litro in mano, dopo un po' la scagli via perché pesa troppo, non ce la fai più. Ecco, una cosa che sto notando da sempre con i miei collaboratori che adoro è che ci diciamo le cose. Costa fatica a livello emozionale, sicuramente costa fatica comunicare quello che dà fastidio e che non va. C'è una strategia per dirlo nel modo giusto e per fare in modo che non si entri in un conflitto acceso, anche se in realtà l'essere umano è intriso di conflitti, di cose che non funzionano. Quando comunichiamo nel modo corretto e quando ci rendiamo consapevoli di quanto sia importante far fluire ciò che si sente, tutto si risolve prima. Altrimenti, nel tempo, ciò che non è stato detto riemerge in modo sempre più gravoso, sempre più pesante e a volte anche sempre più violento. Ecco perché è interessante comunicare dicendo: questa cosa mi ha fatto sentire così. Non tu sei o tu fai, perché poi quando le cose non vengono dette, si arriva ad un livello emotivo talmente alto che si va a comunicare in modo brutto, ad accusare l'altra persona, a infierire verso l'interlocutore, a rifiutare l'interlocutore stesso. In realtà, quando il mostro metaforico lo prendi dall'inizio, tutto è molto più fluido e quindi la persona, in modo semplice e vero, ha la possibilità di fare che cosa? Di dire: sai, ho bisogno di comunicarti una cosa a cui tengo, proprio perché tengo il rapporto che ho con te, la relazione che c'è con te. Sai, questa cosa mi fa sentire così. Magari è un vissuto mio, magari è un problema mio, ma ti va se ne parliamo un attimo? Questo è il mio modo, poi ce ne possono essere anche tanti altri. E tu hai dei non detti che ti pesano? E quanto quel non detto ti fa togliere tempo ed energie, ti fa sprecare risorse? Perché se la mia energia è 100, ma il 15% della mia energia va lì a pensare: oddio, ma perché deve sempre far così? Ma perché deve comportarsi così? Ma perché, perdiamo energia. E nessuno di noi ci guadagna nel giocare a risparmio, ricordalo. Ciao, ciao, ciao.